Sui cellulari che come diligenze impazzite correvano verso la città, era chiaro chi erano i vincenti e chi erano i perdenti. I vincenti erano queste giovani donne, questi giovani uomini, questi ragazzi e anche quelli più anziani che, della valle e fuori della valle, che rivendicavano il diritto alla lotta che va avanti da tanti anni e che sarà vincente alla fine. E lo rivendicavano con allegria, con fantasia. Questi cellulari da cui spuntavano le bandierine NOTAV e la gente guardava per le strade della città e capiva, e questi canti di resistenza, Bella Ciao e Fischia il Vento, che hanno accompagnato il nostro viaggio, eravamo noi a cantare e davanti tre poliziotti assolutamente impersonali, no? Che guidavano verso una meta indistinta, che poi era la questura, due questure abbiamo girato in realtà, erano davvero il segno di chi stava vincendo e di chi sta vincendo e di chi perderà. Siamo tornati a tarda notte e abbiamo trovato ancora il presidio vivo e la gente della valle, il movimento più grande che ci attendeva. Ed è stato un momento davvero emozionante e commovente, perché ci ha detto che questa lotta ha fatto crescere una socialità che è la nostra vera forte arma, quella che ci rende migliori e quella che garantisce il futuro di tutti. E allora non ci resta che dire una cosa: intanto proviamo grande rabbia per i tre giovani che ancora sono stati fermati e ancora sono stamattina, dovranno avere o la convalida, ma noi ci auguriamo davvero che siano mandati fuori, perché questo noi esigiamo, no? Siamo davvero tutti uguali, e c'è poco da cercare di spaventare, tanto non ci spaventiamo. E la lotta deve andare avanti, siamo davvero dalla parte della ragione e lo sentiamo anche dalla solidarietà che c'è intorno. Anche oggi, uscendo in paese, la gente ti ferma, chiede, dice la rabbia per quello che sta facendo, ma anche la convinzione che bisogna andare avanti. Il presidio va avanti, la lotta va avanti, la valle è nostra, il mondo è nostro e non è loro. Loro sono delle ombre che presto scompariranno, come le loro questure che stanno anche andando in pezzi materialmente. Quindi non scoraggiamoci, siamo dalla parte della ragione e vinceremo come sempre. Come sempre NOTAV, come sempre resistenza, come sempre conflitto, che è quello che ci permetterà di vincere non solo questa battaglia.